Ciao a tutti, oggi entreremo nel vivo dei servizi segreti italiani andando a vedere nel dettaglio come funziona il sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. Ebbene, dopo 30 anni, dal 77, c'era l'801 del 24 ottobre del 77, è stata istituita la 124 del 3 agosto 2007. Quindi andiamo a vedere nello specifico come le agenzie si sono modificate negli anni. Avevamo prima il CESIS, il SISMI ed il SISDE, ovvero il Comitato Esecutivo per i Servizi di Informazione e Sicurezza, un'agenzia per l'informazione e la sicurezza militare, un'agenzia per l'informazione e la sicurezza democratica. Con l'istituzione della 124 del 2007, recante Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica e Nuova Disciplina del Segreto, sono stati istituiti il DIS, Dipartimento per l'Informazione e per la Sicurezza, l'AISI e l'AISE, ovvero rispettivamente l'Agenzia Informazione e Sicurezza Interna e l'Agenzia Informazione e Sicurezza Esterna. Il DIS è il Dipartimento Informazione per la Sicurezza ed è il vero cuore, il cervello dei servizi segreti italiani, ovvero del Sistema per l'Informazione per la Sicurezza della Repubblica. Il DIS ha il ruolo di monitorare, controllare e coordinare le attività delle due agenzie per la sicurezza, AISI ed AISE. Ovviamente controlla che le due agenzie svolgano gli adempimenti attribuiti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Inoltre il DIS ha responsabilità anche in materia di tutela amministrativa del segreto di Stato, ha il compito di promuovere il concetto della cultura della sicurezza ed inoltre ha anche responsabilità per quanto riguarda la comunicazione istituzionale. L'AISI è l'Agenzia Informazione e Sicurezza Interna ed è quell'agenzia dell'intelligence italiana che ha il compito di assicurare la sicurezza interna della nostra Repubblica ed in parte anche il controspionaggio, sempre relativo alla parte del territorio nazionale. L'AISE è l'Agenzia Informazione e Sicurezza Esterna ed è quell'agenzia che fa intelligence al di fuori dei confini del nostro paese per assicurare appunto la sicurezza del sistema paese, Repubblica Italiana, ed anche come priorità il controspionaggio relativo alle nuove tecnologie. Infine il COPASIR, il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, che ha il compito di monitorare, controllare e vigilare l'operato delle agenzie per l'informazione per la sicurezza della Repubblica attraverso l'applicazione della 124 del 3 agosto 2007, in particolare dagli articoli 31 in poi. Se volete, se sarete curiosi di approfondire questi temi, vi lascio ai prossimi contenuti specifici. Ciao a tutti!